Da ieri fino al 6 aprile 11 regioni e una provincia autonoma sono in zona rossa, il resto del paese è in arancione e solo la Sardegna in bianco. Un'ulteriore stretta necessaria per contenere la crescita dei contagi e vincere la sfida contro la pandemia, dice al nostro giornale la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Il momento è complicato, i cittadini non ce la fanno più a sopportare le restrizioni, però è assolutamente necessario in quanto c'è questa grande sfida alla lotta al contagio che va di pari passo alla campagna vaccinale che sarà sempre più veloce. E allora cosa dire agli italiani? Io dico sempre che occorre compiere uno sforzo ulteriore, non ci può essere un poliziotto dietro ognuno di noi, dobbiamo collaborare le istituzioni e i cittadini. Occorre un grande senso civico da parte dei cittadini. Questo va detto, che gli italiani per la maggior parte si sono comportati con grande senso di responsabilità. La preoccupa l'attentato all'Istituto Superiore di Sanità? L'atto incendiario contro una delle massime istituzioni scientifiche del paese è un fatto nuovo che va considerato con la massima attenzione. In questo momento non può essere sottovalutato alcun segnale, anche minimo. Io ho dato indicazione anche al prefetto di convocare il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ed è stata disposta la vigilanza fissa davanti all'Istituto Superiore di Sanità.